Siamo partiti e ci siamo fermati in vari posti. E uno dei posti nei quali ci siamo fermati è stata l'Elba. All'isola d'Elba, tra una chiacchiera e l'altra, c'erano questi due appena arrivati, Stani e Marta, appena arrivati, che avevano un campeggio, avevano fatto un camping a Lacona, avevano una casa, e ci hanno offerto le roulotte che avevano, ci siamo fermati lì. È nato un rapporto molto forte e poi è nata una comunità. Ho detto state attenti perché è il vostro metodo, la natura, il mare, la tipicità. Teniamo questa freschezza, non facciamo la classica comunità, va bene? Poi, insomma, hanno dovuto mollare tutto lì e un giorno, disperati, hanno chiesto a questo comune un posto e c'era una casa qui sepolta nel verde. Quando l'ho vista sono rimasto, dico cosa facciamo qua? E dice con la calma, loro due dice con la calma puliamo, sistemiamo e da quella casa che ancora è solo un po', ecco, è solo un po' più pulita ma ancora non è, è nata una prima cascina, la tenda, il campeggio e adesso siamo in un momento straordinario. Io difatti ogni anno i 3-4 giorni di ferie che faccio li faccio qua. Abbiamo inaugurato l'arena in ricordo di Giorgio Faletti che era molto amico nostro. Giorgio Faletti io ero a Domenica Inn quando lui ha fatto la famosa canzone del Minchia Signor Tenente. Tanto la prima era un personaggio che ci stava e non ci stava dentro quel mondo lì, perché essendo meno rifatto, più genuino, con meno maschere, più libero, ci stava e non ci stava, quindi arrivava sempre con le sue canzoni, quella lì, allora come è nata e anche per i temi che aveva cominciato ad affrontare, era una canzone atipica, dentro a, va bene, ai Buon Albano e compagnia Briscola.